Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buongiorno a tutti. Ecco, oggi, in questo giovedì 8 febbraio, vogliamo insieme meditare la parola del Signore tratta dal Vangelo di Marco, capitolo 7, dal versetto 24 al 30. Signore, anche i cagnolini sotto la tavola mangiano le briciole dei figli. Vogliamo, in questo Vangelo, vediamo questa donna che va da Gesù a chiedere la liberazione della sua figlia che è indemoniata. E Gesù dice a lei: prima devono mangiare i figli, poi i cagnolini. E lei dà questa bellissima risposta: Signore, anche i cagnolini hanno bisogno delle briciole che cadono dalla tavola del suo padrone. Ecco, l'umiltà di questa donna, la grandezza d'animo di questa donna, la perseveranza, la fiducia che il Signore è un Dio che viene a salvare tutti, che non fa distinzioni di persona, che non è soltanto per il popolo di Israele, non è soltanto per una categoria di persone, ma per tutti. È questo il messaggio che vogliamo prendere da questo Vangelo. La grazia di prima di tutto capire che la salvezza che ci è stata donata è una salvezza che appartiene a tutti, che il Signore non fa distinzioni di persone, ma anche se Israele c'è un privilegio, non di essere stato il popolo eletto, la salvezza appartiene a tutte le nazioni, a tutti i popoli. Quindi ognuno di noi abbiamo la grazia di avere il Signore e possiamo accostare anche per prendere la briciola della sua grazia. Che oggi possiamo con umiltà, come questa donna, riferire al Signore quali sono le nostre malattie, quali sono le nostre ansie, quali sono le nostre paure. Perché arrivando alla mensa del Signore possiamo cibare di questo corpo che santifica, che purifica e che ci dona veramente una vita nuova. Allora ti auguro ogni bene, che tu possa sperimentare oggi la potenza dell'amore del Signore nella tua vita. Pace e gioia a tutti.